chiamo Luca Masserini, ho 40 anni e vengo da Milano. Nella vita faccio un bellissimo lavoro, che è anche la mia passione, e quindi mi occupo di biciclette a 360 gradi. Come mi presenterebbero i miei colleghi? Luca è un tipo molto schietto, che dice sempre quello che pensa, senza troppi filtri, è molto attento al dettaglio e che nel suo lavoro ha una predisposizione particolare per il lato estetico. Leo, hai lavato i denti? Non è vero, va a sentire. Ma cosa? Andiamo a lavare i denti. Luca. Cosa? La mia crew è quella che conosce ogni aspetto, ogni lato, anche il più scuro, dal più scuro al più solare, perché proprio quando si va in bicicletta e non solo si ride assieme, ma si passano giornate memorabili assieme, si condividono tante gioie ma anche tanti dolori. Strada facendo ho cambiato la mia prospettiva su quello che doveva essere il mio futuro. Mi sono reso conto che la giacca cravatta non faceva per me, ma che preferivo lavorare di quello che mi veniva da dentro e non che mi veniva detto da fuori. E sono andato a lavorare in questo negozio dove lavoravo a contatto con le biciclette. La molla successiva è stato quando questo mio amico mi ha ceduto il posto alla rivista. Lì è scattata la molla, quella su cui sto ancora saltando adesso. La passione è il sangue che ti pompa nelle vene. È quella cosa che in questo momento mi fa sentire la scossa nei capelli, capisci? La passione è il fuoco e la metti in tutto quello che ti stimola nella vita. La gente deve avere la passione sotto pelle, perché se tu non gli trasmetti la passione, la gente non si innamora. Se la gente non si innamora, tu non fai del bene al tuo sport. Qualsiasi lavoro tu faccia, se lo fai con passione, hai vinto. Cerco sempre di calcolare tantissimo le varie componenti di rischio. Io credo che adesso non giro più con una componente di pazzia, perché la componente di pazzia ti può andare bene una volta, due volte, tre volte, ma dopo magari ti presenta il conto. Freeride era una parola che veniva usata negli anni 90, quando il freeride era nato. Freeride voleva dire uscire dagli schemi. Adesso anche il freeride ha degli schemi ben definiti, quindi il freeride, se prima era una categoria, adesso si è diviso in tante sottocategorie. Cioè, secondo me la parola freeride è diventata un po' una moda. Freeride tu sei dentro. Tu freeride lo sei con i tuoi amici, sei con la tua donna, sei quando guidi la macchina, sei quando ti mangi la pizza, sempre, cioè sei un freerider dentro. Io sono stato battezzato Luca il Pazzo da questo Mario Ciaccia, che è proprio il ragazzo che mi ha lasciato la sua sedia. E all'epoca, devo dire che ero abbastanza, all'epoca si parla di un 15 anni fa, 15-20 anni fa, ero abbastanza pazzo e anche incosciente. E forse tutti gli schiaffi che ho preso nella vita hanno fatto sì che quel Luca il Pazzo si trasformasse in Luca Masserini, che è comunque pazzo, però cerca di mettere le cose un attimino in fila prima di fare le pazzie. La natura l'ho scoperta grazie ai miei genitori, che comunque mi hanno sempre portato in posti molto belli d'inverno,
e anche d'estate, quindi facendomi scoprire il mare, la montagna nelle quattro stagioni. Please don't take him just because you can. Your beauty is beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green. E poi il vero, la scintilla è nata perché io, mio papà a 18 anni mi aveva regalato la mountain bike perché io mi potessi allenare per fare le gare di moto d'acqua. I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Allora, mano a mano che usavo la mountain bike per allenarmi, piano piano mi sono reso conto che quello che volevo io era più starmene in mezzo ai boschi con i pochi ma buoni amici per passare dei momenti indimenticabili. Ti danno quel briciolo di veloce. Mo che ti prendo, vai. Le sfide vere, secondo me, le fai con te stesso, allo specchio. Un altro ti può andare bene come ti può andare male. Con te stesso è una battaglia, sicuramente è la più dura. Quasi ogni raidata è una giornata speciale, quindi non me ne ricordo. Ieri non stavo bene, avevo la tosse, mi sentivo fiacco, male alle ossa, e ho detto andiamo a farci una bella pedalata con gli amici. Quindi alle 2 del pomeriggio abbiamo preso, siamo andati in mezzo ai boschi sopra il lago d'Orta, ci siamo fatti una pedalata di un'ora, ho tirato fuori tutte le tossine, mi sono goduto due discese come un ragazzino, e quella è stata una giornata fighissima, perché poi siamo tornati giù, è uscito il sole, ci siamo bevuti una birretta, due patatine e poi siamo tornati a casa. Quindi ho giusto. Parte tutto dal cervello, e poi il cervello, quando ti fa fare le cose fatte bene, ti dà quella scarica di adrenalina al cuore e a qualsiasi altro arto o organo. Nel mondo del freeride la sicurezza, tra virgolette, c'è e non c'è. Sta nel buon senso del freerider a trovarsi lui quelle che sono le sue uscite di sicurezza. Cioè, deve essere un po' la tua esperienza che ti dice: questo salto lo posso fare, però se qualcosa va storto ci sono troppe piante, oppure questa curva. Cioè, deve, mentre in una gara si presuppone che ci sia un commissario che badia la nostra sicurezza. Sta proprio sulle balle invecchiare. Mi piacerebbe rimanere con un fisico elastico e gommoso tutta la vita e rimanere così. Farei ogni tipo di scelta, perché io, se dovessi esprimere un desiderio, non cambierei
niente della mia vita. Quindi vuol dire che le scelte che ho fatto per ora mi hanno portato a un livello più che buono di felicità. Me le cercherò io le prossime sfide, altre arriveranno, ma who knows? Bisogna sempre guardare avanti. Noi l'abbiamo stampato anche sulle magliette della nostra scuola: guarda avanti, cioè se non guardi avanti non arriverai mai primo.